I meccanismi locali di collasso, già trattati con le relative schede di calcolo, possono ora essere analizzati direttamente nell'ambiente di progettazione, sfruttando così tutte le potenzialità del modello 3D a nostra disposizione. Nella scheda cinematismi, i muri inseriti nella fase di modellazione geometrica sono dei corpi rigidi e possono essere tagliati per mezzo di semplici comandi in modo da definire svariati meccanismi di collasso. I carichi dei solai, così come le spinte delle volte, vengono attribuiti automaticamente ai corpi rigidi e influiscono sul cinematismo in modo stabilizzante o destabilizzante. Passiamo quindi alla definizione del primo cinematismo. Iniziamo con il semplice ribaltamento di una parete. Per prima cosa selezioniamo i corpi che partecipano al meccanismo. Come da impostazione personalizzabile, vengono evidenziati di rosso. Definiamo ora il cinematismo, inserendo l'asse di rotazione. Fatto questo, è possibile visualizzare un'anteprima per assicurarsi che il meccanismo sia stato definito correttamente. Passiamo al prossimo cinematismo. Questa volta definiamo il ribaltamento di un elemento d'angolo con il distacco di una parte del muro ortogonale. Per far questo abbiamo bisogno di tagliare alcuni corpi rigidi. Sfruttiamo il comando taglio tramite polilinea, selezioniamo i corpi da tagliare e definiamo il profilo del taglio. Immaginiamo di seguire una fessura realmente esistente sull'edificio. Per completare la definizione del meccanismo, non ci resta che selezionare i corpi partecipanti e definire l'asse di rotazione. Visualizziamo quindi un'anteprima. Notiamo che i carichi del solaio sono effettivamente coerenti con il taglio che abbiamo appena eseguito. Ovviamente i cinematismi possono interessare anche pareti interne. Vediamo infatti il caso del ribaltamento di un martello murario. Decido di selezionare i due corpi esterni e di aggiungere un cuneo della parete ortogonale interna. Per Seleziono il cuneo interno. Definisco l'asse di rotazione. E visualizzo un'anteprima del cinematismo. Oltre ai carichi dei solai, è comunque possibile inserire dei carichi manuali, ad esempio per considerare un'eventuale forza stabilizzante. Per farlo è necessario inserire un punto materiale sulla superficie del solido. E impostare il valore della forza. Per Un'altra possibilità è rappresentata dall'inserimento di una catena. Per farlo è sufficiente selezionare il punto iniziale e il punto finale della catena. Anche in questo caso l'anteprima ci aiuta a capire se la modellazione è stata effettuata correttamente. Il taglio dei corpi può essere effettuato anche tramite un piano qualsiasi. Sfruttiamo questo comando per definire il ribaltamento di un elemento d'angolo. Selezioniamo i corpi da tagliare e definiamo il piano di taglio per tre punti.
Selezioniamo ora i corpi che partecipano al meccanismo e definiamo l'asse di rotazione, questa volta inclinato rispetto alla direzione dell'edificio. Oltre al semplice ribaltamento, abbiamo a disposizione altri tipi di cinematismo, quali la flessione di parete vincolata ai bordi e il ribaltamento di parete a doppia cortina. Vediamo il primo caso. Selezioniamo i corpi che partecipano a questo meccanismo e definiamo il cinematismo selezionando la cerniera inferiore, la posizione della cerniera intermedia e l'altezza del carrello superiore. In questo caso è necessario differenziare i corpi partecipanti. Infatti sono contrassegnati con A i corpi che ruotano intorno alla cerniera inferiore, mentre con B quelli che ruotano intorno alla cerniera intermedia. Anche in questo caso l'anteprima ci permette di verificare che l'inserimento sia stato effettuato correttamente. Per l'ultima tipologia di cinematismo è necessario tagliare i corpi lungo un loro piano mediano. Per far questo ci conviene aumentare la trasparenza dei corpi e sfruttare il comando taglio tramite un piano qualsiasi. Selezioniamo i tre corpi di cui vogliamo definire il cinematismo e definiamo il piano di taglio passante per il loro piano mediano. Fatto questo, definiamo il cinematismo. Ribaltamento di parete a doppia cortina. Definiamo la prima cerniera. E la posizione della seconda. Selezioniamo ora i corpi. Anche in questo caso sarà necessario differenziare i corpi che ruotano intorno alla prima cerniera da quelli che lo fanno intorno alla seconda, che saranno contrassegnati con la lettera B. Vediamo quindi un'anteprima del meccanismo. Notiamo che i corpi che si trovano nella parte posteriore del muro ruotano scorrendo su quelli davanti, proprio come vuole il meccanismo di ribaltamento di una parete a doppia cortina. Per riesaminare tutti i meccanismi che abbiamo appena inserito, basta ritrovarli nel navigatore. Abbiamo i primi ribaltamenti per arrivare ai due tipi di cinematismo, la flessione della parete e il ribaltamento di una parete a doppia cortina. Grazie per l'attenzione.